Val d'Aosta estrema, una zona particolarmente difficile per la coltivazione del vino. Siamo con Stefano Celi, classe 1971, perito agrario, azienda agricola La Source. Stefano, in un minuto la storia della tua azienda. Allora, mia azienda nasce nel 2003 da precedenti esperienze in altre aziende. Nel 2003 ho fatto la mia azienda. Il nome La Source deriva dal fatto che nella barricaia c'è una sorgente naturale di acqua e attualmente ho 6 ettari di vigneto, 6 ettari di vigne come definiamo noi eroiche, perché le pianure non esistono, esistono le pendenze, esistono i muretti a secco, esistono i terrazzamenti, quindi appezzamenti piccoli, difficili da lavorare, però danno delle belle soddisfazioni e dei grandi prodotti. La produzione attuale siamo a 40.000 bottiglie, bianchi e rossi, puntiamo molto sui vitigni autoctoni, anche se in azienda abbiamo alcuni vitigni internazionali che danno dei buoni risultati, come lo Syrah, che è un vino coltivato in tutto il mondo, che in Valle d'Aosta dà una buona espressione anche se è coltivato a 800 metri di altitudine. Ecco, cosa ci presenti, una panoramica dei tuoi vini, i due vini che vuoi mettere in evidenza oggi? Vabbè, indubbiamente nei bianchi puntiamo sulla Petit Arvin. Che sarebbe? Prendiamo questa, la bottiglia. Questa è la Petit Arvin, vitigno autoctono, coltivato solo in Valle d'Aosta, nel Vallese Svizzero. Vitigno tardivo che vendemmiamo dopo la metà di ottobre. Un vino aromatico, molto sapido, minerale. Una mineralità propria del vitigno, anche accentuata dai nostri terreni molto sabbiosi di origine morenica. L'altro vino che vi presento, sempre un vino da vino autoctono, il Torrette. Il Torrette è una zona del comune di Saint-Pierre dove noi abbiamo la nostra cantina, vitigno Petit Rouge, vitigno autoctono valdostano, in uvaggio per 80% di Petit Rouge e un 20% di Viendenusse Cornalin, sempre altri vitigni autoctoni. È un vino di un buon profumo, con sentori di rosa, di frutti rossi, e in bocca una buona persistenza. E bene, grazie Stefano per questa panoramica e alla prossima puntata con i vigneti eroici della Val d'Aosta.